Ci sono i nomi degli artisti protagonisti dei grandi eventi del Natale e del Capodanno pescaresi. Il cartellone si apre domenica 8 dicembre ad annunciarli con l'assessore cremonese, la vice sindaco Carota, l'assessore Zamparelli e la presidente della Commissione Cultura Paoni Saccone. Il 31 avremo la storica band dei Subsonica che hanno prodotto più di 15 album nell'area di Risulti. Il giorno dopo, il primo dell'anno, festeggeremo con Alfa, che è diventato ormai per i ragazzi, per gli adolescenti, un punto di riferimento con 6 dischi di platino vinti e 4 d'oro. Quindi siamo davvero contenti, invitiamo tutti a venire a Pescara il 31, l'1 e l'8 e comunque stare qui a Pescara nel periodo natalizio, perché ci saranno tantissime attrazioni. Non solo i Subsonica al grande ritorno e Alfa da Sanremo a Bellissimissima con 100 milioni di visualizzazioni su Spotify, in programma anche tanti altri eventi. E cercheremo di coprire anche le zone più periferiche della città. È un modo per far sentire ai cittadini la vicinanza anche del comune, potendo programmare uno o più eventi nelle zone più periferiche e quindi cercando di portare anche l'atmosfera natalizia attraverso spettacoli, cori, concerti in tutte le zone della città. Tutto pronto con il coinvolgimento di artisti e associazioni del territorio. Si parte domenica 8 dicembre, un inizio che lascia con il fiato sospeso. L'8 dicembre avremo l'accensione dell'albero a Piazza Salotto, avremo uno spettacolo internazionale, avremo Silfes, una compagnia spagnola che ha girato il mondo e che si esibirà in un balletto classico a 30 metri di altezza con la musica di Vivaldi delle Quattro Stagioni. Sarà qualcosa di emozionante, una compagnia, come dicevo prima, che ha girato il mondo, che ha aperto Roma 2020. È la seconda, credo la terza volta che si esibiscono in Italia, un grande onore per noi, uno spettacolo davvero importantissimo, invito tutti ad essere presenti a Pescara a questa manifestazione.